Ciao a tutti ragazzi, mi scuso per l'altro video del ramen, la smettila di mettere a fuoco che non lo fai mai, non... ma va a cagare stupida camera. Comunque mi scuso per la bassa qualità dell'ultimo video, non posso farci niente, adesso l'ho messo al massimo, spero che funzioni. Oggi faccio i ramen alla pancetta, bravo, mettimelo a fuoco, bravissimo. Tagliolini, diciamo, va bene, la pancetta e questi qua sono gli ingredienti, cioè gli ingredienti, quello che andiamo ad aggiungere, perfetto, e la polverina che penso che questo che dà il sapore della pancetta. Adesso preparo, 2 minuti dopo è pronto come l'altra volta. Smetti di mettere a fuoco, ci sentiamo dopo. Ciao, ciao, ciao. Ecco qua, vi faccio vedere anche quella catastrofe del mio gatto. Sentite come russa? È quello che si sentiva negli altri video. sì, dormo sulle mie borse. Va bene, cappa. Eccoci qui in camera. Se è di bassa qualità è colpa della luce, perché ho provato prima con la finestra aperta qua. Sì. Ma mi faceva tutto scuro. Anche se è una bella giornata, forse è meglio farlo in un giorno di pioggia. E quindi ho deciso di provare di nuovo con la luce normale della camera, però non è ottimale. Dovrebbero essere passati i 3 minuti necessari, perché da come ho letto allora è 2 minuti, poi versare il contenuto e aspettare 1 minuto. Quindi io faccio direttamente 3 minuti e spero che sia giusto. Ok, perfetto. Prima ho fatto vedere un pezzetto del mio gatto. Sì, la sentirete ancora adesso che ronfa questo gatto qua. Ma è così e noi l'amiamo così. Okay, vediamo un po' com'è questa pancetta. Adesso mescoliamo un attimino. Adesso ho messo anche un po' più d'acqua, che così almeno... Forse però così diluisce anche di più il sapore. Però almeno abbiamo più brodo. L'influenza, se volete, è passata. Non ho più così tanto problemi col naso. Ho più problemi con la tosse e la voce, che va e viene come vuole, anche se adesso dovrebbe essere abbastanza stabile. Scolando un po', di nuovo le nostre super bacchette. Forse non mi ricordo se l'ho detto prima, ma lo dirò di nuovo. La qualità del video dell'altra volta mi dispiace, adesso ho messo... La qualità del video spero che sia migliore adesso, perché l'ho messa al massimo per questa telecamera, non ne ho una più nuova e per il momento dovrò arrangiarmi con questa. E per l'audio ho visto che più o meno funziona, che se parlo in questo modo si sentirà un po' magari l'eco della stanza come negli altri video, ma vediamo, non sarà ancora per molto. Stavo schizzando le cose addosso. La qualità del video l'altra volta era uguale alla qualità del ramen di pollo. Spero che quello della pancetta mi sorprenda un po', perché secondo me è quello che è più schifoso. Magari meglio legarsi un attimo i capelli per questa operazione di mangiare. Ma proviamo adesso questi qua. Che il mio gatto ancora non ha sentito che c'è cibo. L'ultima volta forse c'era più luce perché avevo il computer acceso, invece adesso sto mangiando sopra il portatile. Neanche per quello non posso farci molto. Hanno poi gli esperimenti che faccio pre-Giappone per un po' sapere, ok, se la luce è così devo fare piuttosto cosa, magari devo prendere un pannello o qualcosa, un vestito bianco che mi fa controluce anche su questo lato, non lo so. Devo dire che non sento il sapore della pancetta, eh. Però questo, non lo so se è il sapore meno marcato o più marcato. È un problema di papille gustative. Ma a me sembra non male questo rispetto a quello di pollo. Forse perché il pollo si sono abituata. Invece la pancetta non è una cosa che
che si mangia tutti i giorni sotto forma di ramen. Faccio un po' fatica a mangiarli, non si attaccano bene alle bacchette. Sto tenendo forse male le bacchette, dai. No, devo dire che mi ha sorpreso. Non so, quello di pollo per me è stato il peggiore. Sta andando in... Spero che sta andando in un climax di piacimento maggiore. Il prossimo o l'ultimo che ho adesso che ho preso a Lucca Comics è quello di Manzo. Spero che quello di Manzo sia veramente buono. Forse ho troppe aspettative, quindi mi farà schifo alla fine, non lo so ancora. E non lo so. Poi mi manca ancora il cupcake da farsi da soli, da riscaldare. Se andate sul video di Luca, adesso qual era che ho fatto con quelle cose? O il primo o il secondo, vedete una specie di cosa così, no? Nel cupcake. Adesso provo il brodo, perché rispetto al brodo quello che contiene il sapore giusto. Avete presente le chips allo speck o di pancetta, appunto? È lo stesso sapore. Tipo, da noi sono le Zweifel allo speck, no? Quelle in Svizzera. È uguale quel sapore. In Italia non so se c'è, penso di sì, ma non è paragonabile. Non... No, dovrei proprio fare un confronto diretto per dire se sono uguali i sapori. E poi ci sono tante marche in Italia. Invece in Svizzera sappiamo che ci sono quella marca, che è appunto unicamente svizzera, che fa distribuzione solo in Svizzera, che è la Zweifel. Se venite in Svizzera a provare le chips al sapore di pancetta, e se avete avuto l'occasione di assaggiare i tagliolini alla pancetta come sto facendo io, direte che ha lo stesso sapore, almeno il brodo ha questo sapore. E visto che io adoro quelle patatine chips, sì, le adoro proprio, a me piace un botto questo. Probabilmente con il ramen di pollo avevo più aspettative. Perché conosco già il sapore e quindi è stato un po' uno schifo perché alla fine non si è rivelato quello che pensavo, oppure mi aspettavo, sì, mi aspettavo troppo. Quindi ho paura di aspettarmi troppo anche dal, come si dice, dal ramen di Manzo. Avrei dovuto mangiare questo per ultimo. Non sapevo che avesse il sapore delle Zweifel, delle chips praticamente. E è favoloso. Non so, forse anche perché con il ramen di pollo stavo male, non stavo così bene. Quindi anche il sapore delle papille gustative era diverso. Adesso che sto un po' meglio, direi che mi ha sorpreso. Magari se mi capiterà un'altra volta di mangiare di nuovo questo ramen di pancetta. Avrò le aspettative così alte perché cioè, mi è piaciuto un botto che mi farà schifo. È tutta una questione di, come si dice, di provare a mangiare. Come quando mangi troppo spesso una cosa, poi ti stufa. Va bene, direi che dalla mia parte è tutto. Io finisco questo. Non voglio che vada roba dappertutto. Si vede. È un po' scuro, quindi non me lo fa vedere. Non ve lo fa vedere più che altro. Io finisco questo e ci vedremo o con il cupcake o con il ramen di Manzo o con un altro video. Ma intanto finisco di mangiare questo sbabba, sbabba.